Ciao ragazzi, state al mare e non sapete che cosa fare sul vostro sdraio? Beh, ti aiuto io. Innanzitutto mi tolgo le scarpe perché al mare non ci sta con le scarpe. E facciamo l'esterno cosce, sdraiandoci lateralmente sul nostro sdraio, molto tranquillo e molto facile. Stendo giù e sollevo la gamba, 8. Lo faccio per 50 volte. Piego la gamba, è come se stessi spostando un sasso, allontano la gamba da me, spingendo lontano e spostando un sasso. Ginocchio al petto, stendo, ginocchio al petto, stendo e di nuovo 50 volte per gamba. Possiamo fare tantissimi esercizi per i glutei, ok, le estensioni, anche in ginocchio sopra il nostro sdraio. Le spinte in alto li adoro perché le trovo molto efficaci per tonificare le gambe. E possiamo spingere direttamente in su o divaricare le gambe e farlo in diagonale. Le alzate laterali sono efficacissimi per i glutei e sono anche un pizzico, diciamo, impegnativo. Sollevando le gambe lateralmente, mi raccomando, non portare le gambe dietro di te, ma a 90 gradi, e sollevamo 30 volte per gamba. Il ponte può essere fatto con entrambe le gambe, schiacciando bene i glutei verso il cielo, o con una gamba alla volta. Provate di raggiungere 80 per gamba. Il squat assistito mi metto a bordo del mio sdraio, divarico poco a poco le gambe, salgo e scendo, sfiorando il mio sdraio, ma non appoggiandomi più, per almeno 25 volte. Perfetto ragazzi, buon allenamento anche al mare con la Jill quest'estate. Ciao!